Non si poteva dire membro del Parlamento nell'italietta armata di forbici censorie agli albori del servizio pubblico, e di certo non era intesa come colorito intercalare. Quando Cesare Zavattini nel 1976 disse la parola cazzo in diretta radiofonica, causò un brivido da cui la dirigenza Rai si riprese a fatica, perché la prima parolaccia non si scorda mai. Da allora la manica si è allargata parecchio e l'uso comune del turpiloquio in TV è diventato una pratica ai limiti della noia. Negli anni 2000 uno studio calcolava che andasse in onda una parolaccia ogni 21 minuti e, visto l'andazzo, difficile immaginare che la statistica si sia alleggerita. Ecco, anzi, portatori di linguaggi disinvolti che fanno tanto giovani, ormai se ne trovano in ogni dove, illusi che l'aria scanzonata di chi parla da telecamera, come se fosse nel tinello di casa propria, insomma l'aria scanzonata di chi pensa di essere tra famigli, avvicini lo spettatore. Così, al netto dei tristi scontri via talk show dei soliti, immancabili, pesanti, rincoglioniti, noti, che prima di venire alle mani aprono le ugole lasciando uscire qualsiasi cosa, borborigmi, flatulenze, l'abitudine all'insulto facilone e all'intercalare volgare vengono usati anche nei paludati programmi di prima serata. Eh sì, a volte è una caratteristica simpatica, altre invece, al di là di qualunque moralismo stantio, diventa solo una povertà di espressione che cerca la via d'uscita più facile. L'ultimo caso? L'ultimo caso è quello di Iva Zanicchi, cantante nota per la sua intonazione alta, l'aquila di Ligonchio, ormai tanto quanto per la sua facilità nel lasciarsi andare, nel vaffanculo facile, quasi fosse un vezzo dato dalla maturità. Le sue esternazioni, i freni inibitori che si non controllano più, riguardano anche me, insomma le esternazioni della Zanicchi, infelici nei confronti di Selvaggia Lucarelli a Ballando, chi lo vede, l'ha detto ripetutamente, troia, come ormai sanno anche i sassi, ma anche quel cazzo ripetuto neanche fosse un tic, cancellano come un colpo di spugna la necessità dell'illusione, del doppio senso, che dice e non dice, ma muove il cervello di chi lo scova e soprattutto di chi lo riceve. L'eufemismo non è da tutti e richiede un duro lavoro di arguzia e ironia. Costa fatica e porta ricchezza, anche se si parla appunto di membro. Come fece Benigni nel Fantastico del 1991 davanti alla radiosa e sconcertata risata di Raffaella Carrà, anche un po' impaurita, trebebonda nei confronti di una censura ancora vigile. Pistolino, Pipino, Randello, Banana e così via. Insomma, il Visconte di Valverde, per offendere Cyrano de Bergerac, disse solo
che aveva un grande naso, ma la lezione che ne ricevette avrebbe dovuto insegnare qualcosa, no?